Assessore, una bella giornata qui alla quarta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, una giornata che potremmo sintetizzare in tre termini: opportunità, lavoro, ma soprattutto testimonianze, quelle dei ragazzi che grazie agli ITS hanno trovato una prospettiva di vita. Ma quello che volevo e spero onestamente sia arrivato ai ragazzi era proprio far capire, comprendere questo messaggio, il fatto che comunque ci possono essere delle opportunità colte nella nostra regione che ti consentono di costruirti il tuo futuro, perché poi il lavoro di fatto è quello che poi ci rende liberi, perché ti puoi prendere casa, puoi decidere di sposarti, ovviamente l'indipendenza economica è fondamentale. E allora a volte c'è la rabbia rispetto al fatto che le nostre aziende hanno bisogno di personale e non lo trovano specializzato. Gli ITS questo fanno, dobbiamo continuare, la Regione Campania lo sta facendo ormai da anni, a spiegare ai ragazzi che questa è un'opportunità che è gratuita per loro, perché la Regione Campania sta investendo tantissime risorse ormai da anni. È proprio questo l'obiettivo che volete fare con gli ITS, cioè cercare di andare a colmare quel grande divario a volte che c'è tra la domanda e l'offerta di lavoro. Oggi abbiamo anche ascoltato le testimonianze di alcuni ragazzi che magari non sapevano neppure che a pochi chilometri da casa loro c'era un'azienda pronta ad accoglierli. Ma infatti il paradosso, quello che ho detto, è che noi potremmo trovarci nella situazione in cui un'azienda non trovi personale e si trasferisca in un'altra regione d'Italia e dei ragazzi che non hanno colto l'opportunità potrebbero trasferirsi proprio in quell'azienda fra 6-7 anni. Allora noi dobbiamo continuare a insistere, io per questo veramente ringrazio tutti per la giornata di oggi, dobbiamo insistere e far conoscere questa opportunità di modo che i nostri ragazzi possano costruire la loro vita e il loro percorso nella nostra regione, perché poi io credo che per qualunque adulto abbia figli che abbiano più di 16 anni l'angoscia è proprio quella di non trovare delle opportunità nella nostra regione, per questo stiamo veramente cercando di fare l'impossibile per costruirgli queste opportunità.